Finalmente è arrivata la limited edition scatola rossa della nuova collezione Panini di card e figurine dedicata al 50° anniversario di Dungeons & Dragons. Questo è il terzo episodio della serie qui sul canale dedicata a questa nuova raccolta, a questa collezione. Vi sta piacendo, quindi grazie a tutti per i feedback, per i commenti che sono stati tantissimi. E quindi, come promesso, ragazzi, finalmente eccola qui. Oggi andiamo ad aprire insieme e poi rimanete fino alla fine del video, perché anche durante l'unboxing risponderò a qualche domanda, a qualche curiosità che mi avete chiesto nei commenti, perché ho visto che c'è un pochino di confusione ancora. Ed eccoci qui con la fantomatica scatola rossa di Dungeons & Dragons Collector's Quest, che mi tocca tenere rialzata perché la pellicola crea questo riflesso fastidioso della luce che vi infastidirebbe. Scatola che va a celebrare la prima edizione di Dungeons & Dragons con questa illustrazione a cura di Esad Vibic, che va ad omaggiare Larry Elmore. Sulla parte posteriore troviamo comunque un recap di quello che ci sarà all'interno. Inizia la tua epica avventura con noi. Qui una breve descrizione della collezione e un'anteprima sia dell'album con la cover di Alberto Dal Lago, sia di quello che sarà all'interno. All'interno della box troveremo una cover rigida, cioè un album con cover rigida stampato su carta premium, una litografia in edizione limitata disegnata da Alberto Dal Lago e 10 bustine. Costo, ragazzi, 70 euro, ne parliamo dopo. Adesso andiamo a fare insieme l'unboxing con la massima cura, per quanto possibile. Questa volta devo fare i complimenti a Panini, perché di solito le spedizioni che fa, per quanto mi riguarda, magari sono stato sfortunato io, ma fa delle spedizioni a volte che lasciano un po' a desiderare. In questo caso, invece, temevo tantissimo per questa edizione, invece è arrivata in ottime condizioni. Ecco qui quindi la scatola che comunque riflette la luce e andiamo ad aprirla. Innanzitutto si apre al libro, pensavo che si aprisse in questo modo, invece si apre al libro. Questa cosa mi piace e va a scoprire subito l'album. Album che abbiamo già visto nel primo episodio della serie dedicata a questa collezione. In questo caso è con copertina rigida, è tutta un'altra cosa, per quanto mi riguarda è bellissimo, ha un odore ottimo e poi troviamo al suo interno subito la litografia, questo lo appoggiamo un attimo qui, litografia che è appunto in un cartoncino rigido, insomma, con la rappresentazione, con l'illustrazione di Alberto Dal Lago. Questa dovrebbe essere a tiratura limitata, appunto. Non c'è numerazione, non c'è nulla, comunque una bellissima litografia. Poi andiamo a vedere, ah ok, questa è solo la protezione, qui troviamo i 10 pacchetti, quindi 10 pacchetti che immagino stavolta siano tutti e 10 con copertine differenti, mi voglio augurare, e invece mi sa di no, no. Ok, comunque, quindi adesso andremo a fare l'unboxing anche dei pacchetti, la scatola rossa. La mettiamo via, questo comunque ragazzi rimane un bell'oggetto da collezione. E diamo una sfogliata veloce all'album, anche perché magari qualcuno di voi non ha visto il primo episodio, quindi diamo una sfogliata veloce, la prima parte con la scheda del personaggio in cui si può anche attaccare, si può creare l'equipaggiamento attaccando questi sticker. Userò la massima cura nello sfogliare questo album perché per me è un oggetto da collezione. Come dicevo nel primo episodio, appunto, è una sorta di avventura, anzi è proprio un'avventura, una quest che si può giocare con moltissimo testo, quindi queste sono le figurine base. All'interno ci sono anche gli inserti per le card, che saranno 54, lo ricordo. E niente ragazzi, quindi ci saranno, lo ripeto, 118 figurine base, per cui queste sono le figurine base e ci sono effettivamente 118 slot. Poi ci sono 32 figurine brillanti, quelle per intenderci con il contorno rosso e con la foilatura, che sono 32, e poi quelle sagomate, ovvero quelle con il soggetto sagomato, appunto, che sono 64 in totale.
Questo è più o meno come si presenta l'album, quindi sembra proprio una sorta di manuale di D&D. Secondo me un'ottima collezione, un ottimo album. E questa versione cartonata non fa altro che valorizzare quella che secondo me è una delle migliori raccolte di Panini, sicuramente dell'ultimo periodo. Quindi molto felice dell'acquisto. Vi ho qui anche un album dell'edizione normale, diciamo dello starter pack. Esteticamente non cambia nulla assolutamente, anche questo brossurato secondo me è molto bello, quindi a voi la scelta. Questo ha solo la copertina cartonata, quindi ragazzi decidete voi insomma quale è la versione che vi si addice di più e che e quanto siete disposti a spendere soprattutto. Ora intanto io vi sbusto questi pacchetti ragazzi e ci facciamo due chiacchiere. Allora intanto parliamo del prezzo. Il prezzo 70 euro, secondo me ragazzi, sempre secondo me, è un po' tanto. Intanto sto trovando delle figurine che non avevo e quindi sono molto felice di questa cosa. E è un prezzo che secondo me è un po' elevato, visto il contenuto. Considerando che l'album normale, diciamo lo starter pack, costa 15, quindi in quel caso l'album lo paghiamo 5 euro. Intanto ecco una parallela argentata. L'album lo paghiamo 5 euro, visto che ci sono 10 pacchetti al suo interno e quindi 10 pacchetti sono 10 euro, il costo è di 1 euro l'uno e quindi l'album per esclusione costa 5 euro. In questo caso quello che andiamo a pagare sarà, oltre all'album cartonato, facendo due conti, l'album cartonato a cui posso attribuire un valore di, non lo so, 25 euro, 25-30 euro, non lo so, forse sto anche esagerando. Queste sono le figurine brillanti, per intenderci, questa è una parallel argentata e queste invece sono le base e queste sono le card, giusto per un breve recap per chi non avesse visto i precedenti episodi, che vi invito comunque a recuperare. E quindi ragazzi, ok, la scatola ha il suo valore eccetera eccetera e la litografia, che è in edizione limitata sebbene non numerata, però secondo me, secondo le mie tasche, comunque sia 70 euro è un prezzo un po' altino per una collezione che comunque merita tantissimo, lo ripeto, secondo me è una delle migliori, ma secondo me è un po' alto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Comunque ragazzi, al di là di tutto, il vero collezionista, il vero appassionato di Dungeons and Dragons, bellissima questa figurina, non può farsi scappare una edizione del genere, un'edizione limitata con scatola rossa e l'album, che ovviamente ha un'altra caratura essendo rigido, insomma copertina rigida. Poi volevo rispondere anche ad altre domande, più che altro delle discussioni che sono sorte nei commenti dei precedenti episodi, ovvero quante fossero le parallel effettivamente. Allora, Panini ha dato delle informazioni da prima differenti, perché se voi andate sul sito e andate proprio sulla, ecco qui intanto la parallel dorata, e se andate sul sito e andate proprio su questa edizione con scatola rossa, che è stata la prima ad essere stata annunciata, ormai appunto se non mi sbaglio proprio ad agosto, vedrete 144 figurine in edizione parallel. Invece abbiamo già scoperto dai precedenti video, aprendo lo starter pack, che le figurine saranno in totale 214 e 54 card. Le figurine base sono 118 e ognuna delle 118 figurine può essere trovata sia in questa versione argentata sia in quella dorata. Quindi poi starà a voi decidere come attaccare le figurine. C'è chi già mi sta dicendo, e secondo me non è affatto un'idea sbagliata, prendo l'edizione questa qui, limited edition, e vado a metterci soltanto le parallel dorate, che comunque non sono facilissimi da trovare, oppure soltanto quelle argentate. C'è chi sta dicendo appunto invece di voler prendere, anche questa è un'idea più che giusta per i collezionisti, quelli un po' più diciamo pro, di voler prendere tre album
quindi quello, un album, questo qui, cartonato, permetteci le parallel, dorate, quello, e poi due album normali, permetteci le argentate e le base, che non sono affatto male come idee, ragazzi. Intanto, alta parallel dorata, tra l'altro secondo me spettacolare, e la 211, bellissima. E quindi ragazzi, a voi la scelta. L'importante è sapere appunto che tutte le figurine base, quindi le 118, possono essere trovate in versione parallel argento e parallel dorate. Molto bella anche questa. Niente ragazzi, quindi in sostanza in questi 10 pacchetti abbiamo trovato più o meno due parallel dorate, se non mi sbaglio, una e due. Sì, non mi sembra ce ne siano altre. E poi qualche parallela argentata. Quindi più o meno si va a rispettare sempre la proporzione che ha dato Panini riguardo una dorata ogni 4 pacchetti e invece un'argentata ogni 2. Eccomi di nuovo qui per la conclusione del video. Spero che questa edizione da collezione, questa limited edition in scatola rossa, vi sia piaciuta. Io l'ho trovata molto interessante. Anche se continuo a dire che il prezzo secondo me è leggermente alto, posso giustificare questa volta Panini per il fatto che comunque l'album cartonato è di ottima qualità, mi piace molto. I 10 pacchetti, ok, sono 10 euro, ma anche la litografia, essendo stata fatta da Alberto Dallago, un noto artista, e essendo in edizione limitata, diciamo che il prezzo ci potrebbe stare, ma secondo me comunque rimane un pochino alto e poco accessibile a tutti. Però non deve essere accessibile a tutti perché si tratta appunto di un'edizione limitata, un'edizione per collezionisti. Quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate con tutta tranquillità, ragazzi, l'opinione è sempre sacrosanta. Con questo io penso di portarvi un altro video su questa collezione, con la collezione completa appunto, quindi con almeno un album con tutte le figurine. Penso che vi farò vedere tutte le basi, ragazzi, e tutte le card, perché per le argento e le oro avere un album completo ci vorrà più tempo. Magari se me lo chiederete vi porterò anche un argento e un oro, però appunto fa un po' di tempo. E niente, quindi quel video andrà a concludere un po' questa serie. A meno che qui sotto nei commenti voi non mi chiediate appunto di portare un altro box o qualcos'altro di inerente a questo Dungeons & Dragons Collector's Quest, allora posso pensare di portare altri contenuti dedicati. Detto questo, spero che vi sia piaciuto il video, vi sia piaciuta questa serie. Io cerco sempre di dare il massimo, come al solito, ragazzi. Fate un giro sul canale se vi va, perché c'è tanta altra roba interessante. Mettete mi piace, iscrivetevi nel caso. E io sono sempre qui. Ci vediamo, come sempre, a un prossimo appuntamento. Ciao, ragazzi, a presto.